Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conosce, sono Rosaria e questo è il mio canale dedicato ai miei due cagnolini Cocco e Lilla, dove parlo di escursioni, di avventure e di alimentazione per i nostri animali domestici. In questo video oggi vi volevo parlare della massoterapia per gli animali. Per chi è interessato, dopo metterò anche il link del sito di Fanny Dawes, che è la ragazza che ha fatto i massaggi sia a Coccolino che Lilla. Questo tipo di massaggio offre un'ottimizzazione del benessere fisico e emotivo del nostro animale attraverso diverse tecniche manuali e energetiche. Infatti, la massoterapia riduce lo stress e le tensioni. È consigliato anche per gli animali depressi e privi di vitalità. Dopo vi elenco tutti i benefici che si hanno con questa massoterapia. Ma per il momento vi chiedo di iscrivervi al canale, di mettere un like e di condividere. Se vi piacciono questi miei contenuti, continuate fino alla fine che vi faccio vedere come si rilassano i miei cagnolini vedendo dopo questo massaggio. Questo è dopo il massaggio, come vedete qui. Come vedete, stanno dormendo come due angioletti, sia Lilla che Coccolino. Adesso vi faccio vedere il massaggio a Lilla e a Coccolino. Voi rimanete fino alla fine. Praticamente anche Coccolino si rilassa come un bambino. Se solo l'avessi conosciuto 2 anni fa, questo mondo olistico, un'altra maniera per poter guarire gli animali, forse a quest'ora Lola sarebbe ancora viva. Purtroppo mi sono fidata dei veterinari che mi hanno consigliata di mettere a termine la sua vita esattamente 2 anni fa. Ecco qui, lei è Fanny Dawes e vi ho messo anche il link per prendere informazioni sul suo sito. Ovviamente lei fa massaggi solo in Svizzera. Come vedete, Coccolino è completamente rilassato, ma all'inizio non aveva fiducia, cioè aveva paura. Pensava che era una veterinaria e siccome i veterinari fanno le punture, lui era spaventato. Poi ha visto che non aveva niente nelle mani e si è completamente rilassato. Questi tipi di massaggi sono buoni per una preparazione del recupero, animali in vecchiamento, anche se non è il caso di Coccolino e Lilla, sono ancora giovani, dopo un intervento oppure in preparazione. Infatti elimina delle tossine, riabilizzazione, prevenzione di aderenze e fibrosi, riduzione delle rigidità, dei dolori muscolari e articolari.
Infatti, nella nostra cultura siamo abituati a rivolgerci a degli operatori sanitari o terapisti solo quando male viene dichiarato e presente. Eppure si può anche prendersi cura preparandosi per prevenire diverse malattie. Ma ora voi vi state chiedendo perché faccio tutto questo per i miei cagnolini? Perché loro sono i nostri compagni di vita? Perché nutrono il nostro cammino di momenti unici e preziosi? Perché sono saggezza, amore e pazienza? Perché sono guide incredibili e preziose per noi? Quindi tocca a me portare loro il meglio. Un bel massaggio così rilassante, se lo meritano. Perché aspettare che un animale ti dia già dei sintomi di malessere? Bisogna prendersi cura prima. Vi ringrazio di essere rimasti fino alla fine a guardare questo video e vi raccomando, se vi piacciono i miei contenuti, mettete un like, condividete e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, un bacio da me, Coco e Lilla.